Buonasera a tutti ragazzi dal vostro Cartan, eccoci qua. Voi pensavate che io il post partita non l'avrei fatto? Alcuni, non parlo dei miei amici follower, amici, soprattutto i miei seguaci, parlo con quell'altro, i padovani, i nomadi e tutta una serie di scorrendo. Io sto qua e ho visto che anche su Instagram mi è mancato il post partita. Grazie, grazie mille per l'affetto. Allora, parliamo di una cosa abbastanza seria. Più che parlare della partita in sé per sé di Perugia-Carpi finita 2-0, c'ho tre sottolineamenti da fare. Tre. La prima, ma che cazzo scrivete sotto i commenti? Oh? Ma che cazzo scrivete sotto nei commenti dove ho fatto nella scorsa partita che abbiamo appunto pareggiato con il Cesena, addio al campionato? Ma voi sapete interpretare che cosa dico oppure no? Fatemi capire. Io ho semplicemente detto addio campionato per il primo posto, perché il Padova è vero che ieri è andato a perdere, perché ieri il Padova ha perso, ma io non sono tranquillo, perché il Padova c'ha sempre quell'aiutino in più, c'ha sempre un potere più in Lega, cosa che il Perugia non ha. Ve lo volete ficcare in sta testa che il Perugia non c'ha potere in Lega? Se non lo sapete le cose, informatevi. Andate su internet, andate a vedere che il signor presidente che abbiamo non sta nemmanco nel consiglio della Lega. Allora, quando tu non c'hai potere a livello politico in un campionato, è un po' difficile che le cose ti vadano come dovrebbero andare per certe persone. Si vedeva tanti anni fa, anche in Serie A, quando il palazzo faceva e comandava appunto su determinate decisioni. Quindi, inutile di fare ipocrisie e di dire stronzate. La prossima volta sapete interpretare bene quello che dico. Ecco, uno. Due. Numero due. Io non faccio oggi altro che dire ufficialmente, proprio con amore, con affetto e con estrema sincerità, soprattutto. Con estrema sincerità, non faccio altro che dire grazie Fabio Caserta. Non faccio altro che questa parola sembra banale, sembra forse più scontata, la parola stradetta, ridetta e quant'altro. Ma io ci tengo a dire Fabio Caserta, olè Fabio Caserta, uno di noi, un allenatore venuto con i cocci del 14 agosto di una tifoseria ormai affranta come ero io e come tutti voi, prende una squadra, gliela costruiscono con quel poco che è stato possibile costruirla, diciamo che abbiamo preso poco e niente, più che altro non niente. A livello proprio di prestigio per ammazzare proprio il girone, e lui fa i miracoli. Lui che riesce a tenere in piedi un gruppo da 25 persone, gestirle e dà la possibilità a tutti di farsi sentire speciali. 11, come se ci fossero sempre 11 fenomeni in campo. Sono 25, ma sono 25 fenomeni in campo. Tutti alla stessa maniera. Un allenatore dove si è trovato con le difficoltà che una Lega, ecco anche dove dico appunto la Lega, non ci abbia concesso almeno una settimana in più di preparazione a inizio anno. Siamo dovuti ripartire immediatamente con un'amichevole da 40, da 70 minuti con la Fermana vinta per 1-0, tra l'altro. Tutto quello che è successo a gennaio, senza attaccanti e senza niente. Questo è Fabio Caserta, un allenatore col carisma, con le palle e soprattutto un allenatore che non ama nascondersi. E me lo ha dimostrato anche nella conferenza pre-Perugia Carpi, che alla prima domanda dove gli è stata chiesta appunto come mai non ha parlato, lui ha detto, a me la società ha detto di non parlare. Voi sapete che io
non ho problemi a parlare. Un allenatore così dinamico, così vero, così sincero, così leale, io penso che non l'ho mai visto da nessuna parte in queste leghe inferiori, ma anche in leghe anche più ambite come la Serie B e come la Serie A. Io un allenatore che ci mette sempre la faccia, sempre e comunque nel bene e nel male, io non l'ho mai visto. Quindi questo è un elogio al mitico Fabio Caserta. Io questa vittoria a Perugia Carpi la intitolerei proprio la vittoria di Fabio Caserta. Io la stagione AC Perugia 2020-2021 l'attribuirei a Fabio Caserta, solo a lui. Nulla togliendo ragazzi, eh? Nulla togliendo ragazzi. Perché questa è la sua vittoria, è una sua battaglia professionale che sta portando avanti con amore e dedizione. C'è solo da inchinarsi di fronte a Fabio Caserta, il primo ero io scettico, ma questo sta per tutti, ci sta, è normalissimo. Ma io questo, di questo allenatore ne sono innamorato e io voglio, e qui mi allaccio a un altro discorso, siccome il nostro buon direttore generale Comotto ha dichiarato nella scorsa partita a Cesena che noi sicuramente arriviamo in Serie B, ricordatevi queste parole che ha detto il signor Comotto, non c'ho nulla contro di lui, sapete benissimo, rispetto, perché è un ex capitano, quindi l'ambiente lo conosce. Però che cosa ha detto? Arriveremo sicuramente in Serie B, e ricordatevi che a noi ste chiacchiere ci hanno cacato il cazzo, però questo è un altro discorso. Io voglio che sia portato in Serie B e ci voglio andare, voglio che risieda sulla panchina, appunto, in Serie B, se mai ci andremo, Fabio Caserta. Perché lui è l'uomo che voglio per questa squadra. Lo ha dimostrato con il sudore, lo ha dimostrato nelle mille difficoltà, un uomo che sa farsi valere. Un uomo con un carisma unico. Parla poco, tanti fatti e soprattutto a ogni situazione ci mette la faccia. Che cazzo volete di più? Nulla. Questa è la vittoria di Perugia Carpi targata a Fabio Caserta. Perché il suo amore, il suo spirito combattivo e il suo essere uomo grande com'è ha portato a questa vittoria. Mo mi dite a me, ma non hai commenti la partita? Raga, c'è poco da commentare sulla partita. Non sto qui a prolungarmi sul commento della partita. Mi volevo più che altro fossilizzare su, uno, il grande uomo che è Fabio Caserta, due, spiegarvi come stanno le cose, e la terza cosa. Non voglio rispondergli male, per carità, come già ripeto, rispetto il signor Comotto, però le propagande da pesciaroli che hanno fatto in tutti questi anni, come i proclami del signor presidente dell'anno scorso, andremo in Serie A sicuramente, e poi se siamo ritrovati in Serie C, e la stessa cosa a Cesena, sentire Comotto, perché fa parte appunto della società, dove dice sicuramente arriveremo in Serie B, possiamo anche risparmiarcela. Non perché quest'anno ho paura di andare in Serie D, sia ben chiaro. Però tutte queste affermazioni che incutono appunto un maggior entusiasmo a una piazza che ancora è ferita dal 14 agosto, secondo me, sono abbastanza, diciamo, sbagliati, perché voi dite no, ma così serve per armonizzare l'ambiente, serve per caricare di più l'ambiente. No, non serve un cazzo. Rimanete coi piedi per terra piuttosto e fate quello che dovete fare, società. Cercate e sperate di arrivare in quella maledetta Serie B, perché io in quella maledetta Serie B ci voglio una, perché sta fogna di Serie C, lo ripeto, non mi appartiene. E se non mi appartiene, mi appartiene appunto arrivare lì in Serie B e poi ancora più su. Ma no, senza questa proprietà, senza questi personaggi. Io sono tutto a capo della nave, il capitano per eccellenza, la nave non ce lo voglio in Serie B. Bene? Questo, vabbè, è una cosa dichiarata da me, ma come da miliardi di altri perugini come me. Quindi, la cosa più importante adesso è che dobbiamo arrivare da qui alla fine con questo spirito qui.
non demordere mai, stare alle caviglie, fargli sentire proprio il fiato sul collo al Padova e sperare che se noi andiamo nella giusta direzione, il Padova perde qualche cosina e noi, tac, siamo lì. Però non fate più propagande dei pesciaroli, per favore, signora società. Basta con questi proclami, andiamo a stare B, andiamo di qua, andiamo di là. Fa parlare i fatti. Ok? Fabio Caserta, uno di noi. Fabio Caserta, cuore perugino. Chiaro? Lo sta dimostrando. Grande Fabio, grande Perugia. E adesso, ragazzi, andiamo anche mercoledì a prenderci il derby. Ciao.